Hermes Mangialardo, già una conoscenza in un festival a Matera tempo fa, regista affermato, è qui al Montecatini Scholz Film Festival per portare un piccolo contributo, un grande film di pochi minuti, 5 minuti. Ecco, cosa ci racconti in questo film? Sì, il film è un film di animazione, si chiama Do Mare ed è una storia d'amore raccontata nella Gallipoli dei fine Ottocento. È una storia, una classica storia d'amore tra il figlio del pescatore e la figlia del barone locale, con tanti legami a quella che era la realtà di Gallipoli di fine Ottocento. I due, diciamo, si amano, ma vengono separati e lei viene imprigionata nel faro della città, il famoso faro presente a Gallipoli. E dopo, diciamo, si vede come lei riesce a superare questa difficoltà utilizzando la luce sicuramente e la tradizione salentina, ossia il ballo della pizzica. In pochi minuti raccontare tante cose, la capacità di sintesi che non è facile, non è da tutti. Ecco, nasce da questa volontà di stringere, di sintetizzare e comunque far conoscere mediante questi festival importanti la tua capacità di raccontare ed evidenziare queste storie spesso sottaciute. Sì, il cortometraggio secondo me deve essere corto innanzitutto, poi l'animazione... Il tuo è cortissimo. Esatto, pensa che gli altri sono di 2 minuti i miei cortometraggi. E soprattutto diciamo perché comunque mi piace che girino anche su altre piattaforme, non solo i festival, e quindi devono essere immediati, diretti, quindi fruibili in poco tempo. Inoltre diciamo non ha dialoghi e quindi diciamo si presta al mercato internazionale come tutti gli altri miei cortometraggi.